Da sempre pescatori e delfini sono in competizione per la stessa risorsa marina in comune. E negli ultimi anni le flotte del Mediterraneo hanno la percezione che questa interazione tra pesca e cetacei sia in aumento. Questo può generare comunque degli effetti negativi sia sull'economia della pesca sia sulla conservazione dello stato di salute delle specie di cetacei. Ho avuto bruttissime esperienze. Ma bruttissime esperienze da danni ricevuti da reti distrutte completamente. E non è che tu in un giorno fai una rete, perché la rete la costruiamo noi, non è che tu la rete la compri già fatta. E danni economici sono tanti. Quando vado a pescare capita, diciamo, che vengono i delfini, sia quando mollo, diciamo, il palangaro a fondo con le sardine, e sia quando tiro posso avere anche dei problemi, perché vengono sotto la barca e si mangiano le sarde. Quando tiro il problema è che si mangiano i pesci, lasciano soltanto la testa. Grazie alla Fondazione MAVA, che ha particolare attenzione nei confronti delle specie protette minacciate a rischio di estinzione, e all'AIFE, che supporta fortemente i pescatori locali, costieri e artigianali, abbiamo avviato una stretta collaborazione proprio tra pescatori e ricercatori, in modo da poter combinare i loro saperi locali con i dati scientifici per trovare insieme delle soluzioni comuni, utili e pratiche. La sfida di LIFE è quella di coinvolgere i pescatori il più possibile nelle sue attività e soprattutto quella di aumentare la consapevolezza del loro ruolo nella conservazione di una pesca tradizionale in modo sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale. Le mission di LIFE sono diverse. Una fra tutte è quella di tentare di portare a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale le varie problematiche che devono affrontare quotidianamente i pescatori, che da tempo sono ai margini delle scelte e delle politiche. Grazie alla piattaforma LIFE finalmente c'è qualcuno che ci ascolta e fa presente dei nostri problemi con questi cetacei che limitano la nostra pesca. Ora, grazie a questo progetto, possiamo dimostrare che il problema esiste, che veramente noi pescatori abbiamo delle difficoltà ad andare a pescare per causa dei delfini. Il progetto coinvolge tre aree, dalla Spagna in Andalusia alle isole Maltesi fino alla Sicilia nel Golfo di Catania. Qui i ricercatori e pescatori insieme stanno cercando soluzioni comuni al problema dell'interazione pesca-cetacei, e soprattutto in Sicilia avremo maggiore attenzione al monitoraggio direttamente a mare per verificare quelle che sono le dinamiche di interazione di questi delfini con le attività di pesca, a partire dai casi di bycatch fino a quelli di depredazione. I danni dei delfini è riconoscibile perché dà un piccolo morso e poi si crea lo strappo che va a tirare, lasciando il pesce o a metà o addirittura solamente la testa. I dati raccolti serviranno per comprendere al meglio quella che è l'attività di pesca artigianale nel Mediterraneo, comprendere lo sforzo di pesca attuato, stimare i danni economici dovuti all'interazione pesca-cetacei e comprendere anche quelli che sono i rischi in cui incorrono i nostri pescatori. Tutto ciò per arrivare anche a delle soluzioni di mitigazione del problema dell'interazione pesca-cetacei e per sensibilizzare al meglio le amministrazioni. In tutte e tre le aree sono state avviate delle indagini territoriali e delle interviste da sottoporre ai pescatori operativi nell'area. Inoltre, in Sicilia abbiamo attivato il progetto Laboratori Galleggianti, in cui i pescherecci dei pescatori divengono parte attiva della ricerca. I pescatori collaborano, partecipano e forniscono informazioni anche in tempo reale sullo stato dei casi di interazione. E il gomone Sentinella di Mare Camp è operativo dall'alba al tramonto per poter andare in qualche modo in soccorso a questi pescatori e poter documentare la presenza dei cetacei in prossimità dei loro attrezzi. Tutto ciò anche con l'aiuto dello staff di Egon Science, che registra dei dati di bioacustica utilissimi per comprendere al meglio il comportamento di depredazione dei delfini in prossimità delle reti.
Grazie a questo progetto la mia barca è diventata un laboratorio galleggiante, aiutando i nostri amici biologi che ci accompagnano la mattina, che ci osservano quando colleghiamo le reti, il pescato, per la presenza del delfino, ci stanno aiutando molto. È stata una bella esperienza sia per noi che anche per loro, e praticamente loro controllavano tutti i nostri movimenti, tutte le gale che facevamo e monitoravano tutto, diciamo, il sistema di pesca che noi ogni giorno, diciamo, effettuiamo sul Golfo di Catania. Allora, la mattina abbiamo il compito di compilare sul registro del pescatore tutti i nostri dati, le battute di pesca, gli orari, il quantitativo del pescato e soprattutto se avvistiamo i cetacei.